Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi è sabato, fa caldissimo e quindi abbiamo deciso di lavare le piccoline perché Mocha, da quando l'abbiamo presa, non ha ancora fatto il bagnetto, quindi glielo facciamo e quest'anno non l'abbiamo ancora fatto neanche a Gioia. Quindi ne approfittiamo, vista la bella giornata di sole. L'anno scorso mio zio mi aveva regalato una piccola piscina per cani, quindi anziché sporcare il bagno o la vasca, ho deciso di fargli il bagnetto in giardino oppure giù in garage. Adesso vedo un attimo, così la casa, insomma, i bagni restano in ordine, restano puliti perché poi loro odiano, almeno Gioia odia fare il bagnetto, ma immagino che anche Mocha non sarà per niente contenta. Quindi adesso preparo la piscinetta che credo abbia preso su Amazon, poi lo shampoo e via con il primo bagnetto. La piscina ce l'abbiamo, adesso è ancora vuota, dobbiamo riempirla con acqua calda. Le pupette ce le abbiamo, eccole qui. Poi ho già preparato anche gli asciugamani per asciugarle. E il Gio mi ha rubato, Mocha mi ha rubato un asciugamano. E lo shampoo che utilizzo è questo qui al creme caramel. In realtà poi non ha un profumo iper dolce. Però è buono e si era rotto il tappino perché mi era caduto quando la prima volta l'ho utilizzato con Gioia ed è rotto per questo motivo. Comunque, sei pronta? Mocha, al tuo primo bagnetto, sei pronta? Wow, non sai quello che ti aspetta. Primo secchio di acqua. Secondo secchio. Un po' calda, quindi adesso ne metteremo uno un pochettino più fredda perché altrimenti mi sa che è un po' caldina. Siamo alla spa, non siamo in piscina qua. E andiamo col quarto ed ultimo secchio. Direi che Basta. così può bastare, sì. Anche perché poi non abbiamo la canna per risciacquarle, quindi come faremo? Non ci avevo pensato. Bene. Comunque questa piscinetta per cagnolini è carinissima, però loro non la sfruttano tantissimo. Avevo provato l'estate scorsa a metterla, ma Gioia non era molto, molto per la quale. Gioia, sei pronta a fare il bagnetto? Il tuo primo bagnetto dell'anno? Vai! Vai! Wow! Non mi piace l'acqua, guarda che non è neanche troppo fredda, anzi. Come siamo belle! Venire Leo. Sai che bella? Ha una bella temperatura l'acqua. Vai, sapone. Shampoo al creme caramel. Non metterne troppo perché altrimenti poi la schiuma non la togliamo più. Mettilo tipo qui. Ok, vai, vai. Insaponiamo la gioia. Wow, amore mio! Sei contenta? Non molto? Non molto? Sfrega bene, bene, bene lì sul collo, sulla schiena. Gratta di più. Puliamola bene questa piccola. Pensavo peggio, in realtà è anche abbastanza brava. Così sì che siamo belle insaponate, mica come prima. Sei contenta, Gioia? Che faccia che fa? Anche le zampette bene, i cuscinetti. Vai. Anche adesso sono immersi, quindi. la panzetta. La tristezza negli occhi di Gioia. Ma è calda, Gioia, quest'acqua qua, ma che bello! Seduta? Seduta Gioia. Sicuro. Mocha, cosa stai combinando? Che adesso tocca a te. Sei Seduta? pronta?
Moka, sei pronta? Il tuo primo bagnetto. 3, 2, aiuto, via! Wow! Iniziamo a bagnare la schiena. Ovviamente abbiamo cambiato l'acqua dopo aver fatto il bagno a Gioia, perché era tutta sporca, vero? Quindi abbiamo cambiato l'acqua, anche questa è bella caldina, ma non troppo. Moka! Vive! Non nelle orecchie stie, piano. Ma come sei bella! Wow! Quella zampetta alzata cosa vuol dire? Cosa vuol dire quella zampetta lì? E via di sapone! Ora si vede. Oddio! Vai, 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 puliscila, puliscila, che era tutta sporca! Tutta sporca era questa cagnolina! Una puzzona! Che brava anche lei! Cosa ti fanno, pupa? Senti questo pelo morbido, senti questo pelo morbido! Con la zampetta su! Così sembra una foca. È sciacquata bene. Sì. Bene. Ci si asciuga con il panno. Tieni. Ah, non esce. Vieni. Che brava. Vieni, Moka. Resti lì. Stai bene? Moka. Quanto stai lì? Ti meriti un biscottino? Ti meriti un biscottino adesso? Un biscottino? Lo vuoi? E voilà, finito! Asciughiamo bene bene. Falla scuotere magari. Vai. Ecco, è già scappata. Ale, ale! Ma che bella asciugamano che ti abbiamo dato. Azzurro con la nuvoletta. Che bello! No, sei dove è andata adesso? Adesso lei è andata nella sua cuccetta di sicuro. Di sicuro. Ma cosa hai fatto, amore? Il bagno. Il bagnetto. Ah, pupa. Non so se si vede dalla telecamera, però anche Moka ha perso un po' di peli. Ci sono un po' di peli qui nell'acqua. In realtà Gioia forse ne ha persi un po' di più, o sarà perché i suoi sono scuri e si vedono meglio. Adesso vado a svuotare la piscina e praticamente in 10 minuti, ma neanche in 5 minuti, abbiamo lavato tutte e due le pupe. Voilà. È comodissima comunque questa piscina per queste cose. Ovviamente in estate, perché in inverno direi anche no. Ci sono due pupe al sole, anzi in realtà anch'io che mi sto abbronzando un po' le gambe. Loro si stanno asciugando completamente, anzi sono praticamente asciutte. Ed eccole qui, le pupe belle lavate, profumate. Partiamo da Gioia. Com'è stato il bagnetto? Ti sei trovata bene? Devo dire che tutto sommato è stata più brava stavolta rispetto a quando a casa dei miei le facevamo il bagno nella vasca da bagno. Sarà che magari nella vasca si sentiva intrappolata, oppure anche magari il doccino le dava fastidio. In questo caso è stata più brava, quindi molto molto bene. Ti meriti un biscotto, tra l'altro i biscotti che ho fatto io in casa la settimana scorsa e piacciono tantissimo ad entrambe. E poi Moka, il primo bagnetto di Moka. Adesso tutte e due hanno il pelo ultra ultra morbido, bello profumato. Sono praticamente già asciutte perché oggi ci saranno tipo 25 gradi, quindi a stare fuori si sono già asciugati per bene. Anche Moka è stata davvero molto molto brava, vero? Quindi ti meriti un biscotto. Facciamo vedere che biscotto ti ho preparato. Glielo facciamo vedere tutti.
lo recupero. Ed eccoli qua i biscottini. Li ho fatti appunto circa una settimana fa e visto che in tantissime mi avete chiesto come faccio i biscotti per le cagnoline, perché ho postato su Instagram la story, guardate qua, una disperata, una cagnolina disperata che vuole il biscotto. Allora, i biscotti sono così, a forma di osso ovviamente. Lo stampino l'ho preso su Amazon e praticamente come si preparano è semplicissimo. Ho utilizzato due mele, ho tolto la buccia e ho grattugiato la mela, poi ho messo un uovo intero, ho messo un cucchiaio e mezzo di olio extravergine e ho messo un cucchiaio e mezzo di miele e poi... e poi la farina, ovviamente. Farina integrale, ne ho messa prima 300 grammi e dopo sono andata ad aggiungerne ancora un po' per ottenere più o meno la consistenza di una pasta frolla. Ho fatto il mio panetto, nel frattempo glielo devo dare perché sono qui disperate che me lo chiedono. Comunque ho fatto il... diciamo il panetto di pasta frolla, perché assomiglia praticamente alla pasta frolla. L'ho avvolto nella pellicola, l'ho lasciato riposare in frigorifero tipo 20 minuti, una mezz'oretta, e poi ho fatto i biscotti che ho cotto per 20 minuti, adesso mi sta sfuggendo, mi ricordo se 20 minuti o 10 minuti, ve lo scrivo qui sotto in info box, a 180 gradi, forno statico. E li amano. Come avete visto ne ho ancora un pochettino, considerando che loro sono piccole, non mangiano tantissimi biscotti al giorno, cioè non esagero, comunque uno e mezzo in due lo mangiano senza problemi, a volte anche due in due, quindi praticamente uno a testa, però glielo spezzetto nel corso della giornata. Poi ci sono anche loro vicini di casa, uno è il fratello di Gioia e anche loro li mangiano, quindi sono riuscita un pochettino a smaltirli con questa dose. Escono comunque un po' di biscotti, due teglie piene, e se li tenete chiusi in un contenitore come questo durano tranquillamente una settimana. Poi vabbè, io non li ho assaggiati quindi non so la loro consistenza, però vedo che loro dopo una settimana li mangiano ancora volentieri, quindi si vede che sono ancora buoni. E niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito il bagnetto delle pupette. Se questo video vi è piaciuto spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video, ciao!